Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Bimbi al centro tra opportunità e criticità della sperimentazione in Alta Valle con il progetto Pippi, il programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione lanciato nel 2010 dal Ministero delle Politiche Sociali per favorire processi di riunificazione con le rispettive famiglie. Focus a Bormio nel convegno voluto dagli uffici di piano della provincia di Sondrio e Alto Lario. Gravi preoccupazioni anche in provincia per la crescita dei bambini in alcune famiglie che devono uscire dall'incapacità di educare appropriatamente i propri figli. Abbiamo già individuato alcune famiglie a cui rivolgeremo e che coinvolgeremo in questo progetto, quindi rivolgeremo tutti gli interventi previsti. Una delle cause maggiori di segnalazione ai tribunali per i minorenni sono le gravi difficoltà educative da parte dei genitori. Anche la nostra provincia è una provincia interessata da questo problema. La realtà dell'Alta Valle, piuttosto che della Valtellina, piuttosto che dell'area più grande della TS della Montagna, non è molto diversa da altre realtà regionali. Intensa giornata di lavori e analisi che ha coinvolto il contesto sociale, le forze dell'ordine, la scuola. Attenzione rivolta a tutte le organizzazioni della società civile che possono dare una mano a supportare i bambini. Una sfida difficile ma possibile, lo dimostra il percorso intrapreso dalla comunità di Bormio. Il comune di Sondrio e di Bormio negli anni hanno partecipato alla sperimentazione nazionale, hanno realizzato delle implementazioni locali del modello molto interessanti e per cui si è creato in questo territorio un gruppo di lavoro che ha un'expertise di grande rilievo oggi e che sta anche portando avanti quelle che poi nel frattempo sono diventate le linee di indirizzo per l'intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità. Uno dei punti cruciali delle linee di indirizzo è che l'intervento dei servizi sociali deve poter essere valutato. La Regione Lombardia ha fatto proprie le linee guida, le linee di indirizzo del programma Pippi, proprio perché riteniamo che sia particolarmente importante tentare di dare un supporto a queste famiglie che magari vivono un momento di vulnerabilità, un momento di fragilità, un momento di carenza genitoriale dal punto di vista educativo e assistenziale. La famiglia è nucleo fondante, dice Lorenzo Grillo della Berta, vice sindaco di Sondrio, base della rete sociale. È importante mettere in atto tutte quelle azioni che possono aiutarla nella crescita armoniosa e positiva dei minori. Quindi la famiglia deve collaborare con i servizi proprio in un'ottica di recupero delle proprie potenzialità e cercando di supplire a quelle che sono le proprie carenze. Quindi non è un sistema, diciamo, di rivendicazione che premia, bensì quello di collaborazione.